Buongiorno a tutti! Oggi voglio parlarvi della cipria surreale, la nuova cipria di Neve Cosmetics. 4 grammi di prodotto, 12,90 euro. È praticamente la terza cipria in HD che produce Neve Cosmetics. La prima uscita era la Hollywood, che conteneva solo la silica. Poi è uscita Cannes, ossia Cannes, credo. E no, col francese, io non ho mai imparato il francese, quindi sì, adesso ho un lapsus. Vabbè, quella cipria lì che conteneva sì solo silica, ma con un taglio più sottile. E poi è arrivata Surreale con, oltre alla silica, anche la mica, che è un altro ingrediente seboassorbente. Devo dire che a differenza delle altre due ciprie, questa cipria mi sta piacendo molto molto di più. Forse perché in circolazione ho trovato altre alternative alla Hollywood, che è sempre stata la mia cipria preferita, come ad esempio la Bionique Actin, che va a assorbire il sebo in maniera pazzesca, ma già ve ne ho parlato. E quindi ho piano piano abbandonato quelle altre due cipre, anche perché con la Can non mi sono mai trovata bene, perché ho notato che mi lucidavo parecchio durante la giornata, anche se fondamentalmente è solo il taglio che è cambiato della silica rispetto alla Hollywood. Ma ritornando alla Surreale, stavo dicendo che mi sono trovata molto bene perché il viso resta opaco tutto il giorno, ma cosa sorprendente, dopo 3-4 ore che comunque io inizio a emanare sebo, che cosa bruttissima sto dicendo, ma è la verità, la pelle rimane comunque soffice e levigata. Questo perché la cipria rimane comunque un po' in superficie, non mi fa effetto polverone, ma rimane comunque levigata in superficie, e quindi fa sì che continua ad assorbire il sebo che voi emanate. È bruttissima la cosa che ho detto, ma è così. Se avete una pelle più sul secco, applicatene poca solo sulla zona T. È tutto, spero che questa recensione vi sia stata d'aiuto. Un bacione e alla prossima!